Σουάλαντ, κατά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Αλέξη Τσίπρα, φέρονται να έστειλαν νέο τελεσίγραφο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, λέγοντάς του ότι η Σύνοδο Κορυφή δεν είναι για διαπραγματεύσει, προτρέποντάς τον να φτάσει σε συμφωνία με του θεσμού. Η Γαλλία και η Γερμανία είπαν στην Ελλάδα ότι πρέπει να υπάρξει μια οριστικοποιημένη συμφωνία με τους τρεις θεσμούς πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Δευτέρας. Από το Μιλάνο, ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Ιταλός Πρωθυπουργός δήλωναν. Non c'è più tempo da perdere. Abbiamo un consiglio per l'Eurozona lunedì e un consiglio giovedì. Sapete che ogni secondo ha la sua importanza. E quindi? Che cosa abbiamo voluto dire, Italia e Francia? Che i negoziati, le discussioni devono andare avanti oggi e domani perché si possa addivenire a un accordo e perché le regole europee si possano applicare. I principi sono gli stessi, responsabilità e solidarietà. Francia non vuole appunto per i piccoli pensionati rendere le regole ancora più dure. Possiamo capire. Quindi che cosa le chiediamo? Di fare altre proposte? Poste perché appunto questo punto sensibile venga in qualche modo risolto. Tutti noi siamo convinti che vi sia la necessità di offrire una soluzione che consenta alla Grecia di restare a far parte dell'euro, su questo stiamo tutti lavorando. Naturalmente è fondamentale che vi lavorino anche i greci, il governo greco, il governo di Alexis Tsipras, cui va tutta la nostra collaborazione e disponibilità. A mio giudizio ci sono tutte le condizioni perché l'accordo possa esservi e possa essere un accordo win-win.